Provincia Giovani, benvenuti. Parliamo di mercato del lavoro, di giovani, di disoccupazione, soprattutto giovanile. Lo facciamo con due ospiti che ci sono venuti a trovare, la signora Patrizia Barbieri, che è responsabile del Centro per l'impiego di Vicenza, Buongiorno. ed Enrico Bressan, responsabile invece dell'area formazione della Fondazione Giacomo Rumor, Centro Produttività Veneto. E Buongiorno. abbiamo dei dati purtroppo che sono abbastanza preoccupanti per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, e che pare siano anche in continua crescita. Quindi vi chiedo conferma, si parla di un 30% di disoccupazione giovanile. Signora Barbieri, ci conferma questi Sì, dati? confermiamo questi dati, il 30%, e poi è un dato che non è fisso, ma un dato che molto probabilmente verrà degli ulteriori incrementi. Quindi crescente, come dicevamo, purtroppo. Esattamente, perché al di là di una mancanza di formazione, e quello che si riscontra è proprio un segmento carente tra il mondo della scuola e l'inserimento scolastico. Deve essere un tutt'uno, e la diminuzione proprio dei posti di lavoro. Per cui abbiamo giovani che non riescono a collocarsi proprio per mancanza di disponibilità di posti di lavoro. L'unico dato per quanto riguarda la disoccupazione giovanile che ha tenuto sono i cosiddetti contratti atipici, i collaboratori, perché questi sono lavori pseudo-autonomi che vengono intrapresi dai ragazzi per eventi eccezionali. E non si parla neanche di posti di lavoro a tempo determinato, perché il posto di lavoro a tempo determinato prevede anche dalle parti delle aziende una programmazione. In realtà invece le collaborazioni danno risposta all'esigenza di quel momento, che esula dalla programmazione. Ma questo dato del 30% che è dell'Istat, quindi presumo a livello nazionale, a livello vicentino-veneto è sui stessi livelli, inferiore, Diciamo che il superiore? livello veneto è inferiore, comunque la provincia di Vicenza nel contesto veneto è una delle due province che ha maggior tasso di disoccupazione. Stranamente, per una provincia che dovrebbe essere invece una delle più industrializzate, parliamo di terza provincia d'Italia per numero di imprese, quindi non è un bel dato purtroppo. Non è un bel dato anche perché sono spariti alcuni settori fondamentali per la nostra provincia, che era il settore tessile, il settore orafo, e c'è anche una grossa sofferenza in alcune parti del settore metalmeccanico. Qui bisognerà rivedere a livello provinciale una nuova programmazione e dei nuovi input sulla produzione, che dovrà essere una produzione con maggiore competenze, una produzione che abbia nel suo prodotto un valore aggiunto innovativo, Certo. perché gli altri tipi di produzione sono stati portati via dai paesi emergenti. Se noi andiamo anche a analizzare il settore orafo, Vicenza ha avuto una grossa penalizzazione perché negli ultimi decenni aveva improntato la sua produzione sul catename, su una produzione fatta da macchine e non punto appunto su una produzione dove ci fosse l'incisività della persona. La scuola, la famosa scuola d'arti e mestieri, dove venivano insegnati ai ragazzi a lavorare loro con le mani, il cesello, è stata soppiantata dalle macchine. E quindi dove adeguarsi, bisogna adeguarsi ai tempi, Bisogna ecco, diciamo, in adeguarsi questo e senso. ritornare ad acquisire delle competenze e a riscoprire quelle che erano le nostre professioni, I quelle nostri che punti di sono forza. state Eh anche la nostra identità sì, e sicuramente. riprenderle. Questo ci dà la possibilità di essere competitivi. Un esempio io lo posso dare sul tessile, dove abbiamo alcune aziende che non riescono a trovare personale. Non si tratta di grossi numeri, però aziende dove la loro esportazione è basata sul ricamo, su uno sfilato, non riesce a trovare ragazze che si mettano ad imparare questo tipo di professionalità.
E poi riparleremo anche di questo argomento perché sarà interessante capire quali sono i settori dove possono esserci degli sbocchi per i giovani, però volevo sentire anche il dottor Bressan. La dottoressa Barbieri parlava di una mancanza di collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro e sono anni e anni che si parla di questo problema, qualcosa sicuramente è stato fatto, ci sono state delle iniziative, non è stato fatto abbastanza, si potrebbe fare di più perché non si riesce comunque a fluidificare questo passaggio. Sì, c'è sicuramente un problema nella nostra regione di mismatch tra diciamo quelli che sono i fabbisogni del mercato del lavoro e quello che il nostro sistema scolastico e di formazione professionale riesce a produrre. Questo deriva da ragioni di tipo culturale e sociale che hanno in qualche modo fatto privilegiare a tantissime persone la scelta dei licei e poi degli studi universitari, abbandonando in gran numero quella che era la formazione tecnica e la formazione professionale, che nel nostro contesto avevano dato grandi prova di sé, avevano sviluppato grandissime competenze anche di tipo artigianale che in qualche modo si stanno perdendo. C'è una difficoltà di in qualche modo fare previsioni a qualche anno che orientino i giovani in modo corretto sulle scelte da fare. Per fare un esempio, qualche anno fa si parlava della probabile boom dei laureati in economia perché si pensava ad una spinta a terziarizzazione, ci sarebbe stata una spinta a terziarizzazione della nostra provincia, della nostra regione e perché si pensava che anche nel contesto industriale ci sarebbe stata in qualche modo una conformazione più manageriale delle nostre imprese. In realtà questi due fenomeni non si sono verificati, non c'è stata questa terziarizzazione e la previsione in qualche modo non è stata azzeccata. Quindi ci sarebbe bisogno di osservatori, diciamo, molto puntuali che cerchino di fare in qualche modo delle analisi sui reali fabbisogni della nostra provincia, partendo appunto da quelli che sono i tecnici specializzati, che forse sono nelle nostre aziende i profili di cui più si sente la mancanza, e per far capire qual è effettivamente la possibilità per i nostri giovani. Quali sono le capacità che vengono maggiormente premiate oggi dal mondo del lavoro, le abilità? Ecco, che cosa cerca soprattutto oggi il mondo del lavoro, che tipo di potenzialità? Beh, allora, diciamo che in questo momento il mondo del lavoro non ha grandi sbocchi, purtroppo. Abbiamo una disoccupazione giovanile che forse in Veneto è inferiore alla media nazionale del 30%, ecco, giusto per dire, nel senso che la nostra regione per fortuna è un'isola abbastanza privilegiata. Ma non così da tanto, questo punto di vista, perché anche qui è sempre più difficile trovare lavoro. Quantitativamente comunque ci sono delle differenze. Sicuramente il mercato adesso è in contrazione, una ripresa si è notata nel 2010 e nel 2011 nel settore industriale, nel senso che sono un po' riprese le esportazioni, si è quasi tornati ai livelli di esportazioni pre-crisi, anche se questo con un numero di lavoratori piuttosto ridotto. Cioè, una di quelle cose che si sta scoprendo adesso è che si riescono a tenere dei livelli di produzione alti anche con un numero di persone inferiore a quello che c'era precedentemente. Sul che fare per un giovane che adesso si accinge a entrare nel mercato del lavoro, sicuramente la tenacia, la persistenza mi pare una delle doti che sono più richieste, nel senso che effettivamente i contratti atipici sono diventati in gran parte l'unico sbocco si trova, e per periodi di tempo piuttosto lunghi. Ce la fa alla fine chi riesce ad essere abbastanza perseverante e che ha anche delle reti che lo possono supportare per un periodo di una certa durata. Volevo sentire che la dottoressa Barbieri, i settori in cui adesso è più facile trovare un'occupazione, e non solo per i giovani, perché ci sono anche tante persone che magari il lavoro l'hanno perso e hanno bisogno di ricollocarsi, quindi credo che questo sia ancora più preoccupante forse. È un fenomeno molto, molto preoccupante. La settimana scorsa io ho fatto un'estrapolazione di dati dei disoccupati tra i 45 e i 55 anni in provincia di Vicenza, sono 9.000.
è un fenomeno ancora più difficile. Sì, perché quando ci ritroviamo di fronte, le recriminazioni che queste persone fanno è: voi pensate ai giovani, ma chi pensa a noi? Perché io a casa ho dei figli di 12 e 13 anni e in molte case sono marito e moglie che hanno entrambi perso il lavoro. Certo. Anche da questo punto di vista bisognerà capire quali politiche per rimetterli sul mercato del lavoro. Noi come amministrazione provinciale abbiamo tentato attraverso Cari Verona con il patto sociale. Il patto sociale che era nato proprio in funzione di questa tipologia lavorativa, di persone che avevano perso il lavoro, erano inserite in mobilità e attraverso una formazione aziendale andarli a riqualificarli per poi ricollocarli, proprio per andare incontro a quelle figure professionali che non avevano più collocabilità nel mercato del lavoro. È un processo lento, stiamo cominciando a vedere dei risultati, però la problematica di questi lavoratori è che se anche ritrovano dei riscontri occupazionali, sono sempre occupazioni a breve termine, massimo 8 mesi, per cui la problematica si ripresenta. Chiaramente l'angoscia per loro aumenta di fronte al fatto di dover pagare mutui o di dover mantenere dei figli. Certo, quindi sicuramente sono analisi che dovranno essere fatte in tempi rapidi, ma soprattutto dovranno essere attivati degli strumenti in tempi rapidi per aiutarli, perché proprio sono situazioni di emergenza e, come dicevamo, di mancanza magari anche nel bilancio familiare, proprio per la sussistenza di molte famiglie. Io vorrei comunque chiudere magari con un segnale anche di incoraggiamento. Quello che si spera è proprio sul nuovo istituto dell'apprendistato, che non riguarderà solo i giovani, ma riguarderà anche persone adulte e che darà l'opportunità di una formazione e da parte delle aziende avere dei costi inferiori, perché chiaramente un'azienda che si impegna a formare un lavoratore o a riqualificarlo ha già di suo dei costi, perché naturalmente la produttività di quel lavoratore sarà inferiore dagli altri, per cui attraverso la nuova formula dell'apprendistato, adesso aspetteremo anche cosa il governo ci darà e quali strumenti metterà a disposizione, di poter sia fronteggiare il versante giovani, e questo può essere lo strumento di collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Anche perché a livello di tirocini, i tirocini sono stati ricompresi. Adesso un ragazzo può sperimentarsi con il mondo del lavoro solo attraverso tirocini per neolaureati o neodiplomati, e l'opportunità di fare questa esperienza lavorativa è lasciata loro solo per un periodo di un anno dal conseguimento del rapporto di lavoro, mentre prima si poteva accedere al strumento del tirocinio anche successivamente. Era un momento di incrocio tra l'azienda che cercava una determinata professionalità e il giovane che si metteva nel mercato del lavoro. Da quello che si evince è appunto che le nuove politiche saranno improntate proprio sull'apprendistato. Adesso siamo tutti in attesa e curiosi di capire quali saranno questi strumenti, e saranno varie tipologie di apprendistato. Sarà l'apprendistato professionalizzante per laureati, l'apprendistato che prevederà la riqualificazione di persone che sono usciti dal mondo del lavoro. Dottor Bressai, invece i settori nei quali è consigliabile orientarsi sia per i giovani sia per appunto le persone che vogliono ritrovare un lavoro, voi quando si rivolgono per esempio al vostro centro, che indicazioni date? Ma diciamo che ci sono una serie di opportunità formative di specializzazione per i giovani molto mirate sul mercato del lavoro. Una delle opportunità forse più interessanti sono quelle dei tirocini all'estero. Nel senso, ci sono sempre più opportunità attraverso fondi europei di fare un'esperienza di qualche mese in un paese europeo con un tirocinio mirato.
Forse questo dà qualcosa in più che a livello curriculare viene apprezzato dalle imprese. E infatti ne parleremo proprio in una delle prossime puntate di Provincia Giovane. E quello che invece volevo ricordare è, per entrambi ci sono dei siti, per esempio, dove sia i giovani che le persone che cercano lavoro possono avere delle indicazioni, delle informazioni utili. Beh, per quanto riguarda la provincia, il portale dell'amministrazione provinciale mette a disposizione gli strumenti sia normativi e di conoscenza, non solo in ambito della provincia ma anche in ambito eventualmente europeo, delle varie disponibilità e occasione per un incrocio tra chi cerca lavoro e chi lo offre. Per quanto riguarda il centro produttività? Beh, anche sul nostro sito sono presenti una serie di opportunità, quelle che ovviamente fanno capo alla nostra fondazione. In particolare attualmente sono molto attivi i tirocini all'estero, che ripeto sono delle opportunità che offrono perlomeno diciamo lo sviluppo delle competenze linguistiche in senso professionale molto ampio, ma ovviamente ricordo anche tutti i siti istituzionali di Veneto Lavoro, della Regione Veneto, i siti, certo, voglio dire, dove sono raccolte e abbastanza, diciamo, semplici da reperire tutte le informazioni su tutte le attività di politiche attive del lavoro che possono essere sviluppate sul territorio. Riportandomi al discorso che si faceva prima degli over 45 anni, che sono effettivamente un fenomeno drammatico, mi pare che la Regione Veneto abbia dato una sterzata molto positiva con una serie di iniziative personalizzate, cioè di assistenza personalizzata per coloro che vogliono recuperare una professionalità e riproporsi sul mercato del lavoro dopo aver lavorato per molti anni, voglio dire, magari nello stesso posto, quindi avendo in qualche modo perso la capacità di una ricerca e in qualche modo di riproporsi in ambiti diversi. Per cui diciamo che il panorama non è così negativo, per fortuna siamo una regione che ha diciamo la caratteristica di essere molto attiva, molto imprenditiva e reattiva, e anche per questo le nostre cifre, ripeto, non sono, sono abbastanza lontane da quelle nazionali. Meno male, questo allora, è un argomento di grande interesse. Il denominatore comunque rimane sia per gli over che per i giovani la duttilità. Ecco. Devono essere duttili. E devono essere tenaci. Tenaci e soprattutto perché... per i giovani devono sapere l'inglese. Quello le lingue sono ancora molto richieste. Vabbè, allora, perché effettivamente troviamo molte volte anche questo scoglio. E su questo però per i giovani adesso sono aperte una tale ventaglio di possibilità che una volta, voglio dire, quando io studiavo erano assolutamente impensabili. Sì, è un problema che forse hanno più adesso i 45 anni, magari ma diventa 45 anni in su, perché molte volte anche per andare a fare il tornitore l'azienda ci chiede la conoscenza dell'inglese. Sì. Lo chiedono tutti ormai, infatti. Diventa fondamentale. Grazie mille, è un argomento di grande interesse, anche di grande attualità, quindi ne parleremo davvero per ore, quindi spero potremo magari riprenderlo in altra occasione. E intanto ringrazio comunque i nostri ospiti, la signora Patrizia Barbieri, che è responsabile appunto del Centro per l'Impiego di Vicenza, e poi Enrico Bressan, responsabile dell'area formazione della Fondazione Giacomo Rumor, Centro Produttività Veneto. Grazie a tutti voi per averci seguito e a presto.